trasmettendo su www.letteralmente.info. Letteralmente, Cristina, studio 3 da Firenze. Poesia e racconto del cuore. C'è chi? C'è chi rimaneva al suo posto, silente stava nell'anonimato e la polvere si posava sulla sua persona. C'è chi, chiassoso e rissoso era, diventava famoso e acquistava riconoscimenti e meriti. C'è chi era una persona bellicosa che difendeva i suoi e i diritti altrui, ma nella prospettiva di un avanzamento di carriera diventava mansueto, si sottometteva a leggi ingiuste, la sua voce non rifletteva più parole limpide e cristalline, ma favellava una lingua che non era la sua. Dettata gliel'avea menti contorte, che del potere ne facevano un'arma per prevaricare i diritti dei più deboli e vendicarsi di stolte gelosie che avevano radici nell'animo loro, il quale ardeva d'invidia per fatti e persone che la loro immaginazione dilata e percepisce come realtà.